Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Questo video è in collaborazione con una ragazza che ha un canale qui su YouTube e si chiama Roberta Caponigro. Ovviamente vi invito ad andare a vedere il suo canale e a seguirla perché è fantastica. La cosa che ovviamente mi accomuna con lei è la passione per il canto, e lo potrete capire visitando il suo canale. È stata dolcissima perché mi ha scritto sulla mia pagina Facebook facendomi i complimenti per il canale, e io poi ho sbirciato un po' il suo e le ho proposto questa collaborazione perché è veramente brava. Quindi lei ha stilato una lista di domande a cui risponderemo sia io che lei, per farvi ovviamente conoscere a voi meglio il perché e il per come, insomma, cantiamo. Direi di partire subito, anche perché, per come voi già sapete, il mio programma di montaggio è andato, quindi devo anche fare video abbastanza concisi. Partiamo subito quindi dalla prima domanda, che è: da quanto tempo canti? Io canto da quando avevo 13 anni, quindi più o meno 7-8 anni, una cosa del genere, sì. Hai mai studiato canto? Sì. Ho studiato canto i primi periodi, tipo per 3 anni, poi ho lasciato, poi ho ripreso per un annetto, poi ho lasciato di nuovo e adesso ho ricominciato. Bene, bene. Terza domanda: che genere musicale preferisci ascoltare o cantare? In realtà questa cosa è un po' una domanda, perché non ho ancora un'identità ben precisa. Cioè, so quello che mi piace cantare, ovvero canzoni molto dolci al pianoforte o comunque acustiche, però non ho ancora uno stile ben definito, perché mi piace veramente tanta musica e tanti generi, di conseguenza anche musica che ascolto, e ne ascolto veramente tantissima. Cioè, posso spaziare da ascoltare Laura Pausini, per dire, a Jennifer Lopez, quindi proprio cose, mondi a sé stanti. Quarta domanda: hai mai cantato in pubblico? Ovviamente sì, in questi lunghi 8 anni di carriera ho cantato in pubblico e ogni volta, cioè, era come se fosse la prima, questo cavolo di luce, ogni volta era come se fosse la prima, perché è sempre quell'ansia prestazione, insomma, però è sempre stato bellissimo, tranne varie figure di merda qui e lì, però vabbè. Poi quelle ne parleremo in un altro video, perché farò il video sulle mie figure di merda, perché ne ho tante da raccontare. Quinta domanda: come definisci la tua voce? La mia voce è un po' sporca, tipo da fumatrice sabbiata, però io non fumo, quindi è proprio una voce naturale. E la definisco, questo un termine che mi sono data da sola, un po' quando vuole lei, c'è volubile, un po' c'è, un po' non c'è, bisogna secondarla. Per esempio oggi non c'è, ma per dire, no? Poi magari domani mi sveglio e c'è, quindi un po' quando vuole lei, assecondiamola. Sesta domanda: hai mai ricevuto critiche dopo aver cantato? Critiche quasi mai, solo una volta dopo un concorso mi fermò la giuria, mi disse che avrebbero preferito io facessi una visita più approfondita, perché secondo loro questo timbro così sporco mio, sabbiato, poteva essere causato da un problema alle corde vocali. Io poi sono corsa immediatamente dal foniatra, ma non c'erano problemi, quindi è proprio la mia caratteristica vocale. Qual è il tuo cantante preferito? Ripeto, come la domanda dei generi musicali, non ho proprio un cantante preferito, cioè ascolto tanta musica, vado un po' a periodi. C'è stato il periodo Adele, c'è stato il periodo Beyoncé, c'è stato il periodo, per dire, Alessandro Amoroso, un po' a periodi, perché comunque secondo me tutti dopo un po' ci rompiamo un po' coglioni di ascoltare sempre lo stesso, no? Quindi io sto suonando. Ottava domanda: con quale cantante vorresti duettare? Il mio sogno tra tutte è duettare con Adele o con Beyoncé, cioè, o con tutte e due. Sogniamo in grande, no? Vabbè, sì, vabbè, un sogno. Cioè, ma non tanto dettare, anche solo guardarla mentre canta. Nona domanda: una canzone che ti rappresenta? Allora, come testo, sì, perché io poi mi baso molto sui testi, ce ne sono anche in questo caso tante, però una che proprio mi rappresenta è Someone Like You di Adele. Vi invito ad andare a leggere la traduzione perché è fantastica. Quindi questa. Decima e ultima domanda: è interpretare un pezzo di una canzone, però come vi ho anticipato oggi nada, quindi vi risparmio questo, ma tanto vi prometto che ci saranno altre cover o comunque registrerò io che canto, insomma, a crudo senza andare in studio, ecco, così potete sentirmi live. Per oggi
verrà risparmio, ecco, verrà risparmio. Comunque questo è il tag, questa è la collaborazione. Io sono contentissima di aver collaborato con lei perché è veramente fantastica. Tra l'altro la saluto, ciao Robby. Scusate se in questo video non ho salutato nessuno, però nei video collaborazioni non mi piace salutare le persone, preferisco fare il video normale così come deve essere fatto. Quindi un grosso bacio, ci vediamo alla prossima, ciao! Prendimi il culo.